Telenova Giornale. Ragusa, Siracusa, gela la tratta ferroviaria Iblea, una delle 10 peggiori d'Italia. È il risultato della campagna promossa da Lega Ambiente Nazionale, Pendolaria. Modica, imprenditore 78enne, si dà fuoco, le condizioni dell'uomo sono gravissime. Si attende ricovero all'ospedale Canizzaro di Catania. Memorial Giovanni Donzella, come da tradizione affidata alla quarta edizione della podistica di quartiere di Ragusa Ibla, l'apertura delle giornate commemorative della festa dell'Immacolata. La provincia di Ragusa e i suoi ferrovieri, il Comitato Cubo Trasporti, il Comitato per il Rilancio delle Ferrovie e soprattutto i pendolari sanno da decenni che la tratta ferroviaria Iblea è una delle peggiori d'Italia. Adesso però lo dice anche il risultato della campagna promossa da Lega Ambiente Nazionale, denominata Pendolaria, che ha fatto evincere questo quadro ben triste della realtà infrastrutturale ferroviaria locale. La tratta Siracusa-Ragusa-Gela è una delle 10 peggiori d'Italia. Adesso tutti sanno che la nostra linea non è elettrificata, è a binario unico e la media di velocità dei treni è di 55 km orari. Ed è questa la ragione per cui ogni anno diminuisce il numero dei pendolari e soprattutto è questa la ragione per cui anno dopo anno avanza e progredisce il processo di smantellamento e di soppressione dei treni, la chiusura delle stazioni e la chiusura delle biglietterie. Un pensionato modicano di 80 anni, titolare di un'impresa situata nella zona industriale Modica Pozzallo, si è dato fuoco martedì intorno alle 5 del mattino nel giardino della sua casa. Il pensionato si è cosparso di benzina e poi ha appiccato il fuoco con un accendino. Sono stati latrati dei cani a far accorrere il figlio che si è trovato davanti il corpo del padre avvolto dalle fiamme. Il pensionato è stato trasportato dagli operatori del 118 all'ospedale maggiore di Modica, nell'attesa di essere trasferito nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Le condizioni dell'anziano sono molto gravi. La causa che avrebbe indotto il pensionato a darsi fuoco sarebbe il grave problema di salute dell'uomo. Sulla dinamica della vicenda sta indagando la compagnia di Modica. 1.600 metri quadrati di terreno adibiti a discarica abusiva e circa 150 quintali di rifiuti pericolosi sequestrati. E questo è il bilancio dell'ultima operazione condotta dal nucleo mobile della Guardia di Finanza di Pozzallo. I militari della tenenza pozzallese hanno sottoposto a sequestro tre aree nella campagna ispicese in cui venivano scaricati ruderi di Eternit contenenti amianto, copertoni di pneumatici e altri rifiuti classificati come pericolosi. Quello della tutela ambientale è un settore nei cui confronti la Guardia di Finanza Iblea mostra da tempo particolare attenzione. Qualche settimana fa, infatti, era stato sequestrato in un'area nel Vittoriese oltre 10.000 kg di rifiuti pericolosi in un'area appunto adibita a discarica abusiva. I carabinieri della stazione di Comiso hanno tratto in arresto 4 cittadini rumeni, tutti residenti a Chiaramonte e Gulfi, fra questi anche un minorenne disoccupato ma con precedenti di polizia e gli altri 3, un disoccupato pregiudicato, un altro pregiudicato e infine un disoccupato incensurato. Sono stati sorpresi a pedalino mentre si allontanavano frettolosamente da un capannone situato all'interno di un'azienda agricola di proprietà di un imprenditore ragusano. Vi avevano fatto ingresso dopo aver forzato una saracinesca e frantumato una finestra e poi avevano asportato e caricato su un'autovettura Fiat Punto, che poi è risultata tra l'altro priva di copertura assicurativa, del materiale elettronico e anche degli attrezzi agricoli. Il minorenne è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Catania a disposizione dell'autorità giudiziaria, di fronte al quale deve rispondere del reato di furto aggravato in concorso. Gli altri invece sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Fra questo vi è Dragos Adrian Race, già conosciuto dalle forze dell'ordine, perché è stato tratto in arresto più volte, sempre per furti, da parte dei carabinieri della compagnia di Vittoria. Al via Ragusa Ibla le tre giornate commemorative della festa di Maria Santissima Immacolata con l'apertura del programma ricreativo. Come da tradizione oramai da anni si è disputata la quarta edizione del Memorial Giovanni Donzella, una piccola podistica di quartiere dedicata a un giovane locale deceduto anni fa per una forma di distrofia muscolare. Per l'occasione si è voluta dedicare l'edizione 2013 della podistica alla raccolta fondi di Telethon, la cui maratona di solidarietà inizierà la prossima settimana, in una sorta di trade union con la figura di Giovanni Donzella
proprio per dare un sostegno alla ricerca sulle malattie genetiche. Sì, vabbè, noi dell'Annual Doping quest'anno abbiamo messo nel mese di dicembre 4 manifestazioni per il progetto Teleton. Iniziamo oggi, anche se il Teleton inizierà la prossima settimana, ma noi già con oggi che approfittiamo che c'è la festa di Maria Santissima dell'Immacolata e oggi si corre la quarta edizione del Memorial Donzella, Giovanni Donzella, che era appunto un ragazzo del quartiere che è morto proprio a causa di una malattia genetica che è la distrofia muscolare, quindi abbiamo voluto dedicare la raccolta fondi Teleton, abbiamo voluto proprio iniziare la raccolta dei fondi Teleton con il Memorial Giovanni Donzella. È una gara classica che rientra nel programma della festa di Maria Santissima Immacolata. Come vedete c'è molto entusiasmo, molti ragazzini del quartiere, molti amatori, molti camminatori, anche perché fortunatamente il tempo ci sta aiutando dopo le bizze che ha fatto Nettuno, e poi proseguiremo. Dopodomani abbiamo il trail dei Tre Ponti che facciamo appunto dal sito di Villa Margherita col percorso classico di Cava Santa Domenica, mentre poi per la prossima settimana abbiamo un torneo di tennis, un tennis diciamo avveniristico al circolo del tennis, perché si giocherà con le vecchie racchette di legno, è come se facessimo un torneo d'epoca, perché il torneo con le racchette di legno è un torneo atipico, però il fine è sempre benefico, quello di raccogliere fondi. Speriamo di dare un input molto forte alla ricerca, perché ripeto, la sensibilizzazione su questo tipo di malattie genetiche è sempre importante, siamo sempre in prima linea e non bisogna mai mollare. D'altronde Teleton è una grande manifestazione. Noi ci siamo costituiti da poco e comunque ci invitano in tutte le manifestazioni, poi stasera ha un motivo particolare perché per Teleton, per cui credo che sia abbastanza importante partecipare. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere le persone alla camminata, perché siamo convinti che camminare ha i suoi benefici dal punto di vista della salute. Tant'è vero, stiamo cercando di realizzare un progetto anche con l'ASPI di Ragusa e per cercare di sensibilizzare più persone possibile alla nostra iniziativa. 40 anni dopo, per ripercorrere gli anni della giovinezza, nel campetto polveroso Racruci, al Barmazza e al Gallo d'Oro, ricordi in bianco e nero ben impressi negli over 50. In 45 si sono dati appuntamento alla pizzeria Gallo d'Oro di via di Vittorio a Ragusa. Il conviviale è stato organizzato da Attilio Gregna e Vittorio Failla, che hanno voluto dare appuntamento agli amici d'infanzia. Dopo più, con qualcuno sicuramente 40 anni e forse più che non ci vediamo, dai tempi, dai calzoncini corti, da quando si giocava a calcio, si giocava per le strade a calcio, quando passava una macchina si diceva macchina, ci mettevamo da parte e passava una macchina. Questo ormai non si può fare più, ormai quello che si fa oggi è davanti ai computer, davanti all'iPad. Noi invece, e di questi ne siamo fieri, siamo veramente ben felici di ritrovarci adesso tutti insieme qui al Gallo d'Oro. Oltre a ritrovarsi con tutti gli amici, che è una grossa emozione, è anche una doppia emozione, in quanto siamo nel locale che è stato dei miei genitori. E volevo fare un saluto, come mi ricorda Attilio, a Franco Pecoraro, che è venuto a mancare in questi giorni, e anche lui era un ragazzo della Croce, una parte integrante dei ragazzi della Croce. E poi per il resto sono una bella serata, grazie ad Attilio Gregna, e speriamo che in futuro ci saranno altre serate come queste. Ma guarda, per la verità, altro che campo, si giocava in mezzo alle strade dove i marciapiedi erano il confine, quindi la linea di porta. E poi ricordo che in via Teodoro Sicolo c'era né più e nemmeno un fosso pieno di buche, pieno di pietre, e lì schivavamo oltre il pallone anche le pietre. Tempi meravigliosi, spensierati, eravamo ragazzi, sì, quindi abbiamo fatto questa rimpatriata e dietro di me ci sono 3 generazioni, ragazzi che ci divertivamo con poco o nulla. Bastava un pallone, mica tanto pallone, un pallone come si accomodato, anche rotto, scoppio, ma ci faceva stare bene, ci divertivamo. E questa amicizia è durata
circa 40 anni. Un grosso applauso va ad Attilio, che ha avuto la costanza, la forza di andare a raccogliere tutte queste persone, perché da molto tempo che non ci vedevamo, quindi diciamo non è una cosa facile. Ha fatto un lavoro sicuramente certosino, e stasera quando ho visto tutte queste persone, in effetti ci sono delle facce che nemmeno conosco, ma nemmeno conosco non perché non li conosco, ma perché sicuramente siamo cambiate. Più che gioventù, proprio qua parliamo di infanzia, perché abbiamo cominciato a conoscerci e a stare insieme verso i 12 anni, quindi poi abbiamo fatto la fase infantile, la fase dell'adolescenza, quindi questi sono i ricordi più belli. Allora non c'era televisione, non c'erano automobili, come uscire, si giocava nel campetto di calcio, neppure all'oratorio, supplivamo con il poco che c'era a disposizione e soprattutto con le grandi campagne che c'erano dietro al passaggio a livello, perché lì non era costruito, e quindi andavamo negli alberi a raccogliere la frutta, cioè raccogliere, insomma, rubavamo la frutta, diciamo, che c'era lì, e tanti altri giochi che ormai i nostri figli non conoscono, ma questo ci serve anche per ricordare i sapori e gli odori di quel periodo, e che è stata anche una scuola di vita, perché poi ci ha formato ad affrontare anche le difficoltà. E ci dispiace che stasera qua non c'è più qualcuno con noi, però quelli che siamo rimasti ci ricordiamo con piacere tanti tanti bei ricordi, qualcuno un po' meno, ma per la maggior parte, essendo ricordi giovanili, sono dei bellissimi ricordi. Elvira Saloni e le percezioni. Una personale in una location d'eccezione come il negozio L'Isola nell'Isola, Ragusa Ibla. La mostra d'arte è stata organizzata da Amedeo Fusco e Rosario Sprovieri. La personale potrà essere visitata fino al 6 gennaio del prossimo anno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Percezione nasce dal fatto che ognuno di noi guarda delle opere, ma percepisce in modo diverso. Magari io colgo un dettaglio, qualche altra persona coglie qualche altro dettaglio. Io penso che ci siano diversi fili, ci può essere il filo della metafora, il filo del dettaglio, il filo dell'immagine, quindi tutti questi particolari sono percepiti in modo personale da chi osserva e anche da chi fa quadri. E allora la tecnica che utilizzo è soprattutto olio acrilico, tecnica mista, utilizzo anche acquerello, utilizzo le matite, e utilizzo anche la china, quindi acquarello con china. Mi diletto, ecco, a rappresentare un po' vari soggetti, ma in fondo dietro ogni soggetto, dietro ogni immagine c'è sempre un significato, c'è sempre una storia, c'è sempre una tematica. C'è sempre la voglia di raccontare qualcosa, di esprimere delle emozioni. Per cui ogni opera d'arte, secondo me, è un concentrato di emozioni, emozioni belle, emozioni spiacevole, ma devono voler dire sempre qualcosa. Sì, Elvira Saloni è la sua prima personale, insomma, questa è una mostra particolare fatta in un punto particolare, questo posto molto suggestivo, appunto, che è all'interno dell'Isola nell'Isola, all'interno del quartiere barocco di Ragusa, che è Ibla, che è diciamo, un quartiere su cui bisognerebbe puntare molto, no? Per portare anche l'arte attuale, l'arte moderna in questo posto straordinario che la città di Ragusa offre. Elvira Saloni è una pittrice che sta crescendo moltissimo, in effetti c'è un percorso di crescita all'interno della sua opera visibile quasi a occhio nudo, no? Siamo arrivati alla sintesi della farfalla, che fra l'altro l'immagine che abbiamo scelto come immagine principale della mostra, in effetti è presente sia sulla locandina, sia sul pieghevole, sia sugli inviti, e che è una sintesi perfetta dell'arte che lei
vuole rappresentare. Noi abbiamo creduto insieme a Rosario Sprovieri di curare questa mostra, di sostenerla, perché secondo noi lei, Elvira Salonia, ha tutte le capacità e le possibilità di potersi esprimere ancora al meglio, e quindi è un artista sicuramente in crescita.